per Notizie Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia dell'avvocato Giovanni Legnini, esponente politico, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. In questo caso lei ha scritto un libro insieme al dottor Daniele Piccioni dal titolo I poteri pubblici nell'età del disincanto. Si tratta di un saggio pubblicato dalla Lewis University Press che prova a fornire una chiave di lettura dell'evoluzione del potere legislativo, di quello giudiziario e di quello delle autorità indipendenti, soprattutto sul versante del rapporto con l'economia, con il sistema economico. È un'analisi dello stato della legislazione, della regolazione, della giurisdizione, e il volume prova anche a formulare delle ipotesi per superare le numerose criticità, problematicità che vengono sottolineate ed evidenziate nel testo. I poteri pubblici nell'età del disincanto sarà presentato a Pescara nell'ambito del Festival della Letteratura sabato alle ore 16. Con lei chi ci sarà? Sì, sarà presentato sabato, abbiamo già svolto la presentazione, la prima presentazione a Roma alle scuderie di Palazzo Alfieri, sede dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana. A Pescara lo faremo con Pasquale Fimiani, che è sostituto procuratore generale della Cassazione, e con Marco Panara, giornalista, già direttore di Affari e Finanza di Repubblica, esperto di economia e di molte altre cose, insieme ovviamente a noi due editori, e speriamo un numero di persone importante interessate a un fenomeno o a fenomeni, quelli che abbiamo provato a descrivere, che vanno dritto verso i temi della sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e della prospettazione di soluzioni per tentare di recuperare un rapporto di fiducia senza scivolare sulla china pericolosa del sovranismo, del neonazionalismo, del populismo, che solo un esercizio effettivo, efficace dei poteri pubblici può garantire. L'ultima domanda, più personale, l'avvocato Giovanni Legnini, declinato come saggista. Il desiderio della scrittura da cosa è motivato? Dall'esigenza di restituire a una condivisione collettiva esperienze, conoscenze di temi, procedure, studio di fenomeni che ho avuto la possibilità, la fortuna di svolgere in questi anni, negli ultimi 15 anni, allorquando ho avuto l'onore e l'onere di partecipare direttamente all'esercizio della funzione legislativa, di quella esecutiva e di quella di autogoverno dell'ordine giudiziario. Quindi è un modo per tentare di trasmettere una consapevolezza insieme al mio coautore che è consigliere parlamentare, quindi molto competente sui temi che abbiamo raccontato, ed è docente di diritto costituzionale, quindi insomma è anche un'unione, quella di noi due autori, di intenti maturati nel corso dell'esperienza di questi anni.